dell'azienda Galasso, insieme al titolare che è il signor Ettore Galasso. Che cosa avete scelto, cosa fa il successo del vostro prodotto e perché il camoscio? L'azienda si identifica con il territorio su cui operiamo, che è l'area del Pescarese, considerando anche l'area pedomontana, quindi del Gran Sasso, e il camoscio che è il simbolo del Gran Sasso, del Parco Nazionale, che insieme all'Aquila, però il camoscio come animale di una certa presenza ci possa far identificare nel mondo. Quali sono i prodotti che maggiormente rappresentano la Cantina Galasso? Cantina Galasso vuol dire Montepulciano d'Abruzzo, quindi il Montepulciano d'Abruzzo declinato in tutte le varie riserve, in tutte le varie lavorazioni e affinamenti. Consideriamo che sul Montepulciano abbiamo puntato tutta la nostra vita, considerando che è il prodotto principe abruzzese e ci fa da traino nel mondo per portare avanti il nostro trebbiano, portare avanti il nostro pecorino ultimo arrivato, portare avanti i passiti, le nuove lavorazioni un po' più elaborate delle uve di nostra produzione che facciamo, e nel mondo ovviamente qualche successo lo stiamo ottenendo grazie al buon Montepulciano con un prezzo molto accettabile. Sono i mercati oggi che Cantina Galasso varca, i mercati più evidenti ai quali si rivolge e che sta, diciamo, raggiungendo? Niente, i mercati sono è tutto il mondo, non è che ci sono dei mercati di riferimento, perché ringraziando Dio il buon bere si sta diffondendo sempre di più. Ovviamente quello che bisogna dire è che i nostri partner naturali sono questi nostri europei, però il nuovo mondo, sia gli Stati Uniti, ma senza considerare il nuovo mondo, quindi l'Asia, con tutte le prospettive che ci dà, ci possa portare a degli sbocchi sempre più importanti. Oggi per lei Cantina Galasso cos'è? Cantina Galasso è una volontà, una voglia di migliorarsi e di raggiungere altri spazi di mercato possibili per la nostra azienda.